Centro Sportivo Scarioni, seconda giornata della Coppa Natale Sportland. In campo Tiki Taka, reduce della sconfitta nel primo match contro i lanciatissimi leoni britannici ed irlandesi. Ed allora andiamo con le immagini. Tiki Taka la sblocca subito su calcio di punizione. Ekam intuisce, devia in rete. È solo una breve illusione. Butterworth si scatena, palla al piede, entra in area di destro, trafigge Berardi. Da un corner dalla sinistra potrebbe anche arrivare il vantaggio, ma Conlon fallisce sia la prima che la seconda opportunità. E allora al quindicesimo, bella azione personale di Valdivia, ma Roberts c'è sul capovolgimento di fronte, ancora calcio di punizione, questa volta per i leoni britannici ed irlandesi. Si presenta Butterworth che di destro toglie la ragnatela dal set ed impallidisce il portiere. Rimonta completata solo per alcuni secondi, perché D'Ambrosio ci piega attimi prima di ristabilire la parità. La ripresa ci regala il nuovo vantaggio granata. Butterworth cerca la tripletta personale senza successo. Tiki Taka c'è, si fa sentire in due circostanze. Nell'ultima Valdivia prende la mira e sigla la rete del momentaneo 3-3. E finale dopo l'ennesimo vantaggio dei leoni con il colpo di testa ad opera di Miller. Carranza da fuori trova la deviazione vincente. Poi sul gong decide di portarsi a casa i tre punti con annesso pallone, calciando questa punizione da distanza siderale che fa sognare Tiki Taka. Finisce 5-4. Ci siamo, eccoci qua, bentornati dal Centro Sportivo Scarione. Una mucchiata di giocatori, partiamo da chi ahimè ne è uscito sconfitto, dai leoni britannici ed irlandesi, che pure nella prima giornata hanno fatto benissimo portando a casa i primi tre punti. Faccio una domanda a chi, a Visaggio o Bell? Io non parlo inglese, quindi perdonate l'ignoranza assurda. Prova Visaggio? Mezzo italiano. Motivo, il motivo della sconfitta, facile. Motivo? Sì. Perché? No. Meno di mezzo allora. Motivo? Non lo so cosa sta dicendo. Allora va bene. Ok, allora siamo vinci tra l'ultimo 5-10 minuti, abbiamo perso la testa. È così. Non era tight, era veramente vicino a noi due squadre. Era 1-0, 1-1, 2-1, era l'ultimo 5 minuti, abbiamo perso la testa, è solo questo. Bene, bene, il motivo l'abbiamo capito, ma adesso vuol fare una domanda bella, visto che oramai parla inglese. Hai visto che siamo un periodo natalizio, il suo cognome ci sta chiaramente. Ah, il cognome è Bell, come Jingle Bell, Jingle sì, Bell. Giusto. Un augurio di Natale. Auguri. A chi li fa? A chi li fa? La famiglia. Saluta Bell, famiglia. Bene, la famiglia Bell. Come si trovano qui? Ma ho capito, ma può durare mezz'ora, c'è D'Ambrosio qui che mi si ghiaccia. Come mai siete qui? In due secondi. Noi lavoriamo a una scuola internazionale, siamo tutti prof di questa scuola, allora ho fatto una squadra per giocare. Questa è la prima volta che abbiamo giocato in una squadra così. Allora siamo ancora, vediamo come i nostri posti perfetti. Bene, bene, Bell non ha detto nulla, ma già il cognome è tutto programma, grazie, grazie a Bella, grazie a Visaggio, andate. D'Ambrosio, quanta acqua ha preso durante l'intervista? Ringrazio il maestro che voleva continuare a fare domande inutili a Bell e Visaggio. E dicevo che è stata una partita, bello anche il terzo tempo, beh, che grandi abbracci, ancora, possiamo smetterla per favore, grazie. Infatti direi, io vorrei coprirmi. Dicevo, una partita molto importante dopo un inizio poco convincente, quegli zero punti nella prima giornata, adesso però insomma è importante, prego. Sì, io la prima partita che faccio con questa squadra, quindi per me era tutto nuovo. Però è stata una bella gara, una bella partita lottata contro i leoni inglesi, quindi insomma c'era la pioggia, c'era un po' di tutto. C'era il clima londinese. C'era il clima londinese, però abbiamo vinto noi, quindi viva l'Italia e siamo contenti. Un giudizio appunto magari un po' più tecnico sulla partita, se visto vabbè, la prima partita non posso chiedere nulla effettivamente, però diciamo, previsioni? Ho visto le immagini della prima partita e rispetto alla prima partita abbiamo giocato più di squadra, cioè siamo passati un pochino di più, abbiamo fatto più azioni corali, anche se vabbè, abbiamo fatto due gol su punizione, però comunque secondo me abbiamo giocato bene. Ma che stai dicendo? Niente di utile la partita, grazie D'Ambrosio. Ardeleano, c'era l'occhiolino, Ardeleano. Ardeleano, ogni volta che segna fa l'occhiolino. Avevo segnato e sono venuto sotto la telecamera urlando gol alla Tardelli. Una delle esultanze più belle dell'ultima settimana. Esatto. Grazie, ringraziamo logicamente la formazione di Chitago, sponsor Eti. Che vuole? Ah, no! Ancora! Si auto
Prendala, la recuperi dal nostro... Visto che è Natale, al mio bambino Tommaso, che ha 20 mesi, la dedico a lui. Mi perdoni, ha sbagliato borsa. Prenda, ecco. Ma no, è quella, è giusta. Ma che vuole, maestro? Ma che momento triste. È tutto andato male, tutto... Buon Natale a tutti. Fa gli auguri, se ne va, si gode il premio, si gode il premio. Voglio un selfie col premio, eh? Voglio un selfie col premio? Sì. Lo faccio, lo metto su Facebook, allora. Fantastico. Non possiamo chiudere per il momento. Buonanotte a tutti.